Passione Bari. Passione Bari. Passione Bari. Vivi le emozioni con noi. Abbiamo dall'altra parte del telefono, e la saluto, l'avvocato Grazia Iannarelli, consulente di Datone Ordina Mad. Ben ritrovata, avvocato, e grazie per essere con noi. Salve, buonasera. E allora, sento dalla sua voce un po' dimessa quello che potrebbe essere il suo stato d'animo, una serata difficile, immagino, vissuta a distanza con il televisore. Infatti. Quali sono le sue sensazioni, avvocato? Non so se è troppo scontato dirlo, sì. Ma forse perché mancavamo questa sera lì a Bari. Sicuramente, almeno da quei pochi messaggi che ho scambiato, vista la tarda ora con Datò, non mancherà il prossimo match in casa, ma per vedere il Bari vincere. Un'assenza, una duplice assenza che ha pesato, perché in qualche modo eravate stati un po' talismani, no, di questa squadra, portando tra virgolette fortuna. Il Bari non aveva mai perso, no, sin da, chiamiamola, l'era di Datò Ordina Mad. Avvocato, io le chiedo, perché stamattina abbiamo letto notizie un po' preoccupanti su alcuni giornali, uh-huh, e i tifosi ci hanno inviato un sacco di messaggi preoccupati proprio per le condizioni di Datò Ordina Mad. Come sta? Ha avuto un problema di salute che nel suo stato complessivo ovviamente non va preso sotto gamba. Ha avuto un malore, è ricoverato presso l'Istituto Superiore di Cardiologia di Kuala Lumpur e è tenuto sotto controllo medico. È ancora in questo momento in clinica e comunque sotto controllo, la situazione è sotto controllo. E a tal proposito dico questo per l'affetto sicuramente che lo lega ai tifosi e che lui sente da parte dei tifosi. Dall'altra parte faccio proprio un monito a chiunque intenda speculare su questa situazione, che non osi farlo, ma proprio non osi. Ecco, avvocato, si riferisce, immagino, no, a quale tipo di situazioni, perché è chiaro, se ne sono dette tante in questi ultimi giorni. Ne abbiamo sentite tante, quindi non mi meraviglierei che qualcuno, voglio dire, speculi anche su questo, visto che il livello purtroppo di alcuni soggetti è quello che è. Io non pretendo mica che si faccia un corso accelerato, che qualcuno faccia un corso accelerato di non so, buon senso, alto senso della morale o di senso civico o quant'altro. Quindi dico semplicemente che su determinate situazioni non si osi, la parola giusta è osi, speculare. E questo è un monito fermo, duro, che personalmente condivido, anche perché ci riporta indietro di qualche giorno, no, di qualche settimana, quando un problema di salute è capitato al tecnico del Bari, Andrea Camplone, e purtroppo, mi spiace sottolinearlo, anche in quella circostanza la situazione non fu gestita perfettamente da parte di alcuni nostri colleghi. Ma per carità, non è una stoccata, ci mancherebbe altro, ma è la storia. Non era nemmeno rivolta solo e semplicemente ai suoi colleghi, ma a chiunque pretenda o chiunque creda di poter appunto strumentalizzare qualunque cosa, anche insomma un fatto su cui bisogna avere almeno un minimo di decenza. In ogni caso, lei dice la situazione è sotto controllo e questa forse è la notizia più importante. Quando dovrebbe ritornare in Italia Datò Ordina Mad? Oh, guardi, se sentiamo quello che dice lui anche domattina, il problema è che i medici sono di parere contrario. No, comunque penso che la sua situazione, ripeto, che è comunque tenuta sotto controllo, si risolverà nel giro, non so, non ho parlato personalmente con i medici, non posso fare previsioni, ma sicuramente nel giro di poco tempo, cioè solo avendo soltanto semplicemente adottato le cautele del caso, che il caso richiedeva. Quindi. E siamo felici ovviamente di queste notizie, quindi, che rassicurano sicuramente un po' tutto l'ambiente biancorosso, e le assicuro, avvocato, che in questo momento sono migliaia i tifosi all'ascolto e immagino siano felici di apprendere queste notizie. Avvocato, sempre visto che lei ha parlato, no, che bisogna assolutamente evitare delle speculazioni, ripeto, un monito che condivido, perché lei in questi ultimi giorni avrà letto i giornali, una rassegna stampa, sappiamo, quotidiana, sulla quale avrà anche notato tante notizie, anche contraddittorie, sullo stato dell'arte della trattativa tra il Bari, Paparesta e Datò Ordina Mad. Ma perché fondamentalmente non si hanno notizie, quindi d'altra parte se si inventano storie, lì ognuno fa come vuole, perché ogni giorno c'era una storia nuova, non è che c'erano notizie. Quindi si poteva riscrivere questa storia del Bari cominciando da qualunque punto e finendo in qualunque altra posizione, perché non mi pare che ci siano state se non poche dichiarazioni, e tutte nello stesso senso, da parte ovviamente
della società. Tutto quello che poi si è detto, appunto, questo tutto, il contrario di tutto, è stato semplicemente generato da chiunque volesse. Sappiamo che c'è un termine, no? Che ha anche dato lei, indicato lei e dato Nordina Mad nella conferenza stampa di presentazione, certo. che è il mese di maggio, quindi entro il mese di maggio. Al momento qual è la situazione? La fine, abbiamo parlato, la fine di maggio. Il mese di maggio potrebbe essere prima. Un po' troppo generico, certo. Al momento qual è la situazione? La situazione è in itinere, secondo quelli che sono appunto gli impegni che sono stati contrattualmente assunti. Il problema è che gli impegni assunti non li conoscono in tanti e quindi chiunque si alza, dice, parla di cifre, di cose, io ho sentito di tutto il contrario di tutto. Penso che una volta che la questione sarà definita sarà veramente molto divertente poi con dati e fatti alla mano. Certo, perché poi tutto quello che si è detto. È chiaro che credo che sia importante, no, scandire poi le tappe di una trattativa che potrebbe risultare storica, ovviamente per la storia centenaria del club biancorosso. Avvocato, io devo farle questa domanda perché chiaramente ho un compito anche arduo questa sera con lei. Io so quello che è il suo stato d'animo degli ultimi giorni. Vorrei provare a chiederle anche possibili delucidazioni su una vicenda che sta assumendo tratti abbastanza grotteschi e tra virgolette imbarazzanti, no, per la gestione. Mi riferisco a questo versamento di cui lei diede notizia in conferenza stampa, perché chiaramente alcuni tifosi cominciano a chiedersi: ma come mai ogni giorno si parla dell'arrivo di questo versamento e poi non accade nulla? Si possono avere notizie su questo? Qual è la situazione? Ma chi ha detto che accade o non accade, cioè o non è accaduto? Chi è che può giudicare, valutare, dire, fare? Cioè, chi è che ha il controllo, tra virgolette? Poi sento dire no, perché dalle fonti interne alla Banca Popolare di Bari. Ma chi ha detto che il conto su cui questo bonifico dovrebbe o magari è pervenuto sia la Banca Popolare di Bari? Quindi, cioè, continuiamo a guardare il dito e non la luna. Beati loro che hanno tempo da perdere. Perfetto. E quindi, insomma, è chiaro che bisognerà aspettare, avvocato. Assolutamente sì. Io penso che rispetto anche del lavoro che stanno facendo gli altri, dell'impegno che gli altri ci stanno mettendo in un clima onestamente non dei migliori. Non dei migliori, perché non tutti hanno l'interesse della squadra del Bari, mi creda, non tutti hanno a cuore l'interesse. Si riferisce a qualcuno in particolare, avvocato? Dico semplicemente che sto vedendo di tutto, sto imparando quanto non ho mai imparato nella mia vita. E immagino non si riferisca soltanto all'ambiente calcistico. Questo l'ha detto lei. Sì, diciamo che in questi giorni ovviamente anche complici notizie che non possono arrivare, perché ricordiamo che tutta questa trattativa è soggetta a dei vincoli, no, di riservatezza, e quindi delle clausole di riservatezza, e quindi è inevitabile che non filtrino delle notizie. Forse da questo punto di vista credo sia anche un bene rispetto a situazioni poco trasparenti del passato. Le chiedo, avvocato, se dopo diversi giorni, no, e avvicinandosi più o meno lentamente alla scadenza poi del termine fissato per la chiusura della trattativa, sono emersi degli elementi che in qualche modo hanno rallentato questo iter, o possiamo stare tranquilli? Pensavamo che potesse essere una passeggiata, se poi qualcuno ha ritenuto di farla diventare una corsa ad ostacoli per prediligere in qualche modo i propri interessi piuttosto che un bene comune, pazienza, insomma, ci arriveremo più affaticati, magari con un ginocchio sbucciato, come volete voi, ma ci si arriva. E questo è importante, importante anche per capire come potrebbe andare a finire. Lo auguro, per carità di Dio, poi se dipendesse solamente da me. Poi siamo sempre molto attenti, ovviamente. Perfetto, è chiaro, noi cerchiamo di darvi quante più notizie possibili su questa vicenda. Siamo partiti dalle condizioni di salute e siamo stati rassicurati dall'avvocato Grazia Iannarelli, in qualche modo anche sull'Inter. Io penso che la più grande rassicurazione che la città o i tifosi in genere possano avere è comunque l'impegno, che penso che sia palese e sotto gli occhi di tutti, di Gianluca Paparesta. Che quindi in prima persona si è esposto parecchio, questo va detto chiaramente a onor del vero. No, in prima persona ha fatto un lavoro enorme, non si tratta di esposizione, ha fatto e sta facendo un lavoro enorme, ma non tutti sono persone per bene come Gianluca Paparesta, purtroppo. Avvocato, lei sa che con queste frasi sibilline, no, nella mia testa alimenta qualsiasi tipo di pensiero, e immagino anche nella testa di chi guardi, in questo momento ci sta ascoltando. C'è chiunque, c'è il buono, c'è il cattivo, c'è il brutto, quindi Gianluca magari non fa parte dei cattivi.
Ecco, se lui non è dalla parte dei cattivi, è chiaro che ci sarà qualcuno che invece in questo momento, dal suo punto di vista, potrebbe osteggiare. Beh, ma questo io l'ho trattativa. Già detto, sì. C'è un ambiente intorno, tutto intorno, di fatto ovviamente da molteplici soggetti, e a mio modesto parere non mi sembra che tutti possano avere a cuore l'interesse della squadra.